Vado così. Sono 23 carte. Buongiorno a tutti, purtroppo abbiamo qualche problema con la webcam, quindi non riuscirete a vedere me, ma spero riusciate a sentirmi bene. Buon pomeriggio e benvenuti tutti quanti alla sesta diretta di Ottobock Talks.
Mi chiamo Eric Mini, sono un tecnico ortopedico e specialista di prodotto per tutto ciò che riguarda la protesi cambiata inferiore. L'argomento che andremo a trattare oggi sarà la piattaforma triangular dei piedi in carbonio Tuboc e ci soffermeremo con particolare attenzione sull'ultimo arrivato della famiglia, il Taleo. Prima però di parlarvi di questo argomento ho pensato di farvi una introduzione nella quale vi mostrerò i principali piedi compresi nel nostro portfolio prodotti e parlerò anche di come riconoscere quale possa essere il piede ideale per ogni tipo di paziente, dal momento che comunque ricordo che questa è una diretta principalmente rivolta a tecnici ortopedici, fisioterapisti, fisiatri, ortopedici e perché no, anche pazienti e utenti portatori di protesi. Dunque, la domanda principale appunto è sulla base di cosa viene scelto il piede protesico ideale per un paziente. Vi sono tanti tipi di fattori, i più importanti dei quali sono, per prima cosa, il livello di amputazione. È molto importante, infatti, riconoscere l'utilità di un piede in base al grado di amputazione che ha il paziente, qualunque esso sia, che sia una disarticolazione d'anca o un'elitelvectomia, un'amputazione transfemorale, una disarticolazione di ginocchio, un'amputazione transtibiale o una disarticolazione di caviglia. Anche il peso del paziente gioca un ruolo fondamentale. Infatti, per quanto riguarda i piedi in carbonio, vi è un indice di misura particolare della scelta del piede protesico giusto in base al peso del paziente. Ma per questo faccio un attimo un asterisco che riprenderemo più avanti quando parlerò di piedi in carbonio. Per quanto riguarda tutti gli altri tipi di piede, abbiamo una classificazione del peso del paziente in quattro parti, in base al peso che possa essere inferiore ai 75 kg, compreso tra 75 e 100, compreso tra 100 e 125 e maggiore di 125 kg. È importante anche valutare il tipo di paziente che abbiamo davanti in base anche alla vita da egli condotta. È ovvio che un piede per un paziente anziano non potrà mai andare bene ad un paziente principalmente sportivo, così come magari un piede sportivo non sarà mai il piede ideale per una persona di media età che comunque conduce una vita normale, che può essere come andare a lavorare, avere degli hobby semplici e cose del genere. Tutti questi fattori che ho appena elencato si possono riassumere con il grado di mobilità del paziente. Vi sono quattro tipi di gradi di mobilità, l'1, il 2, il 3 e il 4, e fanno riferimento ad una classificazione chiamata classificazione MOBIS. La classificazione sistema MOBIS non è altro che un metodo per classificare tutti i pazienti portatori di protesi e serve per aiutare il protesista nella scelta del appunto dispositivo protesico più adatto al nostro paziente. E grazie a questo sistema è appunto permesso al tecnico ortopedico di riconoscere quale tipo di dispositivo, che può essere un piede, come magari un ginocchio o un'articolazione d'anca, è più idoneo al proprio paziente. Partiamo ora con l'analisi di tutti e quattro i gradi di mobilità. Nel grado di mobilità 1 sono compresi tutti quei pazienti che hanno un livello di attività molto ridotto, principalmente pazienti geriatrici. Quindi tutti quei pazienti che usano la protesi solamente per fare brevi tratti di cammino su terreni piani e con una velocità limitata. I pazienti invece facenti parte del grado di mobilità 2 sono quei pazienti con un livello di attività ridotto che utilizzano la protesi per compiere anche qui traiettorie non eccessive ad una velocità ridotta e superare quei piccoli ostacoli presenti in ambienti sia interni che esterni, come possono essere magari dei sassi, dei piccoli scalini,
oppure dei terreni irregolari. Andiamo ora al grado di mobilità 3. Diciamo che è il grado di mobilità delle persone che svolgono un'attività quotidiana, un'attività comune, come ad esempio, come ho detto prima, un paziente magari di media età che si sveglia la mattina, va a lavoro, fa degli hobby, torna a casa la sera, va a fare la spesa. Quindi quei pazienti che hanno la capacità di utilizzare la loro protesi con velocità variabile progressiva, e progressiva, in ambienti sia interni che esterni, e che comunque non richiedano alla protesi un'eccessiva, come posso dire, abbiamo, ecco qua, un'eccessiva sollecitazione meccanica. Infine, andiamo al grado di mobilità 4. Il grado di mobilità 4 è il grado degli sportivi. Tutti quei pazienti che hanno un elevato potenziale, che utilizzano la protesi in maniera illimitata sia in ambienti interni che in ambienti esterni, senza alcun tipo di impedimento, diciamo. E a questo punto, una volta elencati i quattro gradi di mobilità, veniamo a vedere in base ad ogni grado quali sono i principali tipi di piedi presenti sul mercato Tobok. Partiamo dai piedi SACE, dove per SACE intendiamo tutti quei piedi di grado indicati per un grado di mobilità 1 o 2, quindi un grado di mobilità basso. Il termine SACE deriva da Solid Ankle Cushion Heel, cioè caviglia solida e tallone morbido, e sono realizzati in legno. E la loro parte interna è, diciamo, sagomata e schiumata, appunto, per migliorare la funzionalità. Possono essere utilizzati sia per protesi modulari che per protesi tradizionali. È possibile avere sia la versione con dita unite, cioè l'1S49, che con alluce separato, qualora si voglia mettere la ciabatta, nel caso dell'1S90. Veniamo poi ai piedi articolati. Questo tipo di piede lavora grazie a delle articolazioni monoassiali che permettono stabilità e sicurezza, e infatti sono principalmente indicati per un grado di mobilità 1 e 2. Risultano anche indicati per i pazienti portatori di protesi transfemorali. E queste articolazioni monossiali sono dotate di un ammortizzatore che favorisce una buona flessione plantare durante il passo. I piedi articolati possono essere anche multiassiali, come l'1A30, che vediamo qui. Sono piedi per un alto livello per un altro grado di mobilità 2-3. E questi piedi sono dotati di un attacco in titanio attorniato da un elemento ad anello in gomma. E in questo tipo di piede, quando vi è la fase del passo, essa è consentita, per quanto riguarda la flessione plantare, dallo schiacciamento della parte posteriore di questo anello in gomma, mentre la parte anteriore va a limitare la flessione dorsale, e in questo modo questa caviglia permette anche questa sorta di caviglia permette anche movimenti come pronosupinazione e rotazione sul piano orizzontale. Infine, veniamo ai piedi dinamici. Il piede dinamico, anch'esso indicato per pazienti con grado di mobilità 1-2, risulta molto più confortevole e molto più dinamico e flessibile rispetto al SACE, soprattutto per il fatto che comunque la loro parte interna è, come vediamo, profilata con un rivestimento in schiuma. Veniamo ora ai piedi carbonio. I piedi in carbonio inizialmente erano stati ideati per i pazienti sportivi.
si è pensato comunque di estendere il loro utilizzo anche a pazienti con grado di mobilità inferiore, in quanto questo tipo di piede è preferibile soprattutto rispetto ai piedi che vi ho precedentemente elencato. Per la leggerezza sono molto più leggeri e perché le caratteristiche dinamiche ed elastiche del carbonio favoriscono intanto un cammino più fisiologico, più armonico, più bello da vedere e soprattutto siccome attraverso un processo che vi illustrerò a breve restituiscono grazie ad una diciamo una costante elastica, restituiscono molta energia, permettono di ridurre la sollecitazione dell'arto contralaterale, dell'arto sano, e contemporaneamente riducono anche gli sforzi del moncone durante la fase del passo. La piattaforma Triangular, appunto, fa parte dei piedi in carbonio. E da cosa deriva il proprio nome e perché? Allora, non starò a indicarvi tutte le ossa, muscoli, tendini e legamenti che costituiscono il piede umano. Per il momento mi fermo a spiegare che cos'è l'aponeurosi plantare, è il legamento al quale ci si è basati per la realizzazione di questo tipo di piede. È un legamento longitudinale che serve a mantenere la struttura della volta plantare. Immaginiamo quindi di vedere un piede umano dal punto di vista mediale, come questa immagine, e notiamo che avampiede e tallone formano una struttura ad arco, in questo modo. Questa struttura ad arco è mantenuta in tensione e mantenuta tale anatomicamente dalla fascia plantare, cioè l'aponeurosi plantare, detto anche legamento arcuato. Questa fascia plantare, appunto, collega tallone ad avampiede e permette a questi due elementi di interagire durante la fase del passo. La forma triangolare di cui si parla è, quindi un triangolo ideale formato da avente come angoli, diciamo, retropiede, avampiede e l'apice della tibia. Il primo piede che vado a prendere, è il trias, è il primogenito, diciamo, della famiglia triangola. E ora utilizzerò questo piede soprattutto per spiegarvi la struttura di tutta la famiglia triangola. Allora, il trias è un piede che indicato per pazienti di grado di mobilità 2 e 3 può sostenere fino a una portata massima di 125 kg, pesa veramente poco, è il più leggero della famiglia. Pensate che pesa 350 grammi circa e è disponibile in numero di piede che va dal 21 al 30, equivalente in numero di scarpa, come scarpe di numero dal 35 al 47. L'altezza di sistema del trias è di 9 centimetri e mezzo e l'altezza da terra, incluso il cover, è di 11,3 cm. Qui allora, come possiamo notare, vediamo un piede umano visto dal punto di vista mediale, evidenziata in giallo, vediamo la fascia plantare che mantiene la tensione tra avampiede e calcagno. E notiamo che il trias è stato costruito sulla base di questo modello. Vediamo quindi che abbiamo una doppia lamina in carbonio nella parte del tallone
doppia lamina in carbonio nella parte dell'avampiede e una lamina base. Una lamina base che praticamente, più avanti farò vedere, durante la fase del passo, vi è prima di tutto il contatto del tallone a terra. Successivamente, mando un pelino indietro, in seguito al contatto del tallone a terra, abbiamo lo shock absorption da parte della lamina base. Cosa significa? Che l'energia che viene impressa al terreno dal contatto col tallone viene assorbita dalla lamina base e questa lamina base crea una tensione longitudinale che farà da supporto alla successiva flessione plantare. In questo modo. Notate. Flessione plantare attraverso la quale vengono quindi viene restituita l'energia immagazzinata principalmente dal contatto col tallone. E in questo modo viene permesso il passo. Quindi, ricapitolando, PIAS, un piede indicato per grado di mobilità 2 e 3, realizzato con doppie lamine di carbonio nell'avampiede e nel retropiede, unite da una lamina base. Grazie a questo tipo di piede è possibile camminare a varie velocità e su tutti i tipi di terreno. È apprezzato da molti, questo non lo metto in dubbio, e soprattutto per la sua leggerezza. E al momento è il nostro piede in carbonio più venduto sul mercato. Sulla base del Trias è stato poi creato il Triton. Il Triton è un piede indicato per grado di mobilità 3 e 4, quindi pazienti molto molto attivi. Come possiamo vedere, ora fermerò, un secondo. Come possiamo vedere, in questo caso qua abbiamo una tripla lamina, due lamine collegate ad un'altra lamina facente parte del tallone. Queste, ecco qua, il tallone a sua volta presenta questi cunei. Sono dei cunei che si possono intercambiare, può farlo comodamente il paziente, sono di diciamo durezza diversa in base al tipo di attività da svolto. Vi è questo qui, il più chiaro, ma ve n'è anche uno scuro per diciamo una durezza superiore. Per quanto riguarda la parte dell'avampiede, l'avampiede, ecco qua, l'avampiede risulta essere separato, ciò favorisce la pronosupinazione e i movimenti immediati e laterali. L'alluce è separato, come possiamo vedere. In tal modo quindi anche questo è un piede che al contrario del Trias si può usare anche con ciabatte e pradito e vi sono vari tipi di Triton. Allora, quello che vi ho appena fatto vedere è il classico, l'1C60, abbiamo anche l'1C61 che possiede un anello in elastomero per l'assorbimento dei colpi verticali e dei movimenti torsionali. Abbiamo l'1C62. L'1C62 è anch'esso provvisto di anello in elastomero come l'1C61, ma
è integrato all'Harmony, un sistema di vuoto attivo che il mio collega Marco Gori vi illustrerà meglio nella diretta della prossima settimana. Abbiamo anche l'1C63, che è simile all'1C60, ma a basso profilo, quindi indicato per quei monconi lunghi, per risparmiare quindi spazio nella creazione della protesi. E cosa molto importante, mentre l'attacco piramidale presente nel Triton, così come nel Trias, è in alluminio, nell'1C63 è in titanio, quindi è un piede che può resistere all'acqua. Stessa cosa per l'1C64, chiamato Triton HD, cioè Heavy Duty, per tutte quelle attività estreme, quindi pazienti con grave mobilità 4, e, ideato soprattutto per la resistenza all'acqua. Quindi, ricapitolando anche in questo caso, abbiamo Triton per grave mobilità 3-4, combinazione di tre lamine in carbonio, l'avampiede abbiamo detto separato per sicurezza, stabilità e controllo su terreni irregolari, anche per movimenti facilitati di pronosupinazione in medio laterale, molto dinamico, restituisce molta energia e ha il tallone adattabile in base alle esigenze del paziente. A questo punto ci troviamo in una situazione però dove abbiamo due tipi di piede, il Trias per grado di mobilità 2 e 3 e il Triton per grado di mobilità 3 e 4. Prima dell'arrivo del Taleo ci trovavamo con un buco tra le esigenze dei pazienti, e cioè che per alcuni pazienti il Trias, magari pazienti di grado di mobilità 3, il Trias risultava essere troppo morbido, quindi non riuscivano a sfruttarlo appieno, si sentivano quindi affondare, diciamo. Il Triton invece, per altri utenti di grado di mobilità 3, risultava essere troppo duro. E nonostante comunque il Triton è un piede, altra cosa che avevo dimenticato di dire, pensato comunque per pazienti molto molto pesanti, cioè è un piede che riesce a sopportare un peso fino a 150 kg. Ovviamente pesa molto di più del Trias, quasi 500 grammi. E di conseguenza, sulla base di questo divario tra i due piedi, è stato ideato il Taleo 1C50, che va a soddisfare quella parte di utenti che non risultavano soddisfatti dal Trias e dal Triton. Quindi questo è un piede indicato per grado di mobilità 3 e per tutti quei gradi di mobilità 4 per i quali il Triton risulta essere troppo rigido, e indicato è stato comunque realizzato nell'ottica di pazienti che vogliono svolgere una vita quotidiana e di potersi muovere in totale spensieratezza negli ambienti esterni. Qui abbiamo il nostro testimonial Enrico Mariani, il primo ad aver provato il Taleo in Italia. Egli di professione fa il dentista, quindi comunque ha una vita lavorativa nella quale gli spostamenti sono all'ordine del giorno, passare da un ambulatorio all'altro. Qui lo vediamo all'opera con il piede Taleo. Come vedete, il passo è molto, molto, molto fisiologico, molto armonico. Ecco, ora vediamo anche dal punto di frontale. Quali sono i vantaggi del Taleo che non troviamo negli altri piedi della famiglia Triangolo?
Beh, allora, ci sono vantaggi ma anche similitudini dal momento che io ritengo che il Taleo sia un ibrido tra Trias e Triton. Il primo vantaggio comunque, come nel Triton, abbiamo le lamine dell'avampiede che sono separate e sagomate. Allora, le lamine dell'avampiede sono sagomate, vanno a formare, quindi anatomicamente vanno a richiamare la struttura, la morfologia del piede umano. La connessione, ecco, è unica e flessibile, vale a dire che nel Trias e nel Triton le lamine in carbonio erano collegate tra loro nell'avampiede da parti metalliche. Nel Taleo, invece, le lamine di carbonio sono collegate da una colla, diciamo, sì, una colla in poliuretano, unita ad una fibra high-tech, che permette quindi di evitare che vi siano, quegli episodi di dead spot, diciamo, di interruzione, di sensazione di gradino che vi erano, con il Trias e con il Triton. Ecco, come dicevo prima, l'avampiede è separato, quindi questo permette al paziente cioè favorisce al paziente la pronsuturazione e i movimenti in medio laterale. Design a lamine doppie. Allora, cosa significa design a lamine doppie? Abbiamo una doppia lamina. Che diciamo due lamine nella parte superiore del piede che comunicano tra loro. Cosa significa? Che la prima lamina in carbonio agisce, diciamo, quando vi è un carico basso per dare allora, agisce quando vi è un carico basso per dare quindi più flessibilità. Mentre invece quando vi sono carichi alti entra in lavoro la lamina sottostante per garantire appunto stabilità. Il tallone è collegato all'avampiede, cioè la lamina di base, scusate, è collegata alle due lamine superiori nell'avampiede, ma non nel tallone. Il tallone è libero e questo garantisce molto più comfort. La lamina inferiore è molto più ampia, ha un'estensione, cioè ha una superficie molto ampia e questo permette di avere più equilibrio e più stabilità nella fase statica. Vi sono canali di uscita dell'acqua e li troviamo nei pressi dell'attacco piramidale. L'ammortizzazione anche qui del tallone è personalizzabile, vi sono tre cunei anziché due, quindi anche qui si parte dal cuneo bianco che è il più morbido per arrivare al cuneo nero che è il più rigido, vi è un cuneo grigio che è una sorta di intermedio tra i due e anche qui il paziente può, in base all'attività che svolge, decidere egli stesso e cambiare egli stesso il cuneo del tallone. È un piede resistente all'acqua e alla saline, se non anche al cloro. Presenta dei fori di drenaggio nella parte sottostante del cover per permettere la fuoriuscita di acqua quando magari si va a fare il bagno al mare o in piscina. La struttura piramidale è molto più sottile. È una presa migliore per l'infradito in quanto tra alluce e secondo dito lo spazio è molto più stretto. Viene anch'esso come il Triton fino a 150 kg e presenta nove categorie di rigidità. Che cosa sono le categorie di rigidità o lamine, come diciamo in termine tecnico? La lamina non è altro che un indice della durezza della fibra di carbonio utilizzata per il piede in base, per la creazione del piede, in base a dei determinati target di peso. Vedremo quali sono le categorie di rigidità per quanto riguarda Leo, ma diciamo che ha molti più tipi di
di lamina rispetto a Trias e Triton. Ne ha 9, mentre il Trias ne ha 4 e il Triton ne ha 5, quindi vi è molta più possibilità di azzeccare il chi ideale in base al peso del paziente. I bulloni che collegano le due lamine in carbonio nella parte superiore sono in questo caso rivestiti, sono coperti, diciamo, da una copertura in plastica, e ciò permette uno dei fastidi principali di questi bulloni, cioè il fatto di poter rischiare di rovinare anche il pantalone lungo nella parte posteriore. Sono presenti sul cover dei segni per l'allineamento, per favorire, diciamo, l'allineamento a banco da parte del tecnico. Qui vi sono le informazioni tecniche principali riguardanti il taleo. Come vediamo, una cosa molto importante è comunque il peso, decisamente inferiore rispetto al Triton. E ecco qua le varie tipologie di tipologie di lamine in base al peso del paziente e al suo livello di attività. Concludo con questo video di un paziente amputato tra femorale bilaterale, portatore di taleo. Come vedete, è un piede che dà notevolmente sicurezza, ma è anche molto bello da vedere nella fase del passo. Notate il rollover fisiologico sia in terreni piani che in pendenza che in salita. Is that they have really nice flexibility, really good heel to toe transfer, good rollover, nice control, good flexibility. Able to initiate the bend of anche i movimenti di pronazione. Still get that nice rollover. That flexibility in the heel. Shock absorption. Detto questo, se ci sono domande di qualsiasi tipo potete scrivere nei commenti. E adesso aspetto che magari i miei colleghi mi facciano sapere se vi sono domande. Nulla. Comunque, qualora ci siano domande, potete ugualmente scrivere nei commenti anche stasera, tarda giornata, e vedremo di rispondervi appena possibile. Per qualsiasi informazione riguardante prezzi, riguardante cioè se qualora vi sia una bisogno di magari provare il piede e informazioni di qualunque tipo, potete mandare una mail a info.italia@ottobock.com. Per oggi è tutto. Vi ricordo le prossime dirette di settimana prossima, sia dei miei colleghi Marco Gori e Alessandro Costanzo. E per qualsiasi altra cosa rimango a vostra disposizione. Buon pomeriggio.